Dato l'opportunità di parlare in un contesto così stimolante, cioè tanti giovani studenti di discipline tecniche in un istituto di alta formazione, di ricerca a livello europeo, rappresentano una sfida per me. E prima di entrare nel dettaglio di questa presentazione, mi fa piacere dire qualcosa che si integra con quanto detto dall'ingegner Robotto nella mia veste anche di presidente di ASSOARPA, che è l'associazione delle varie agenzie regionali per la protezione ambientale. E effettivamente tutti noi crediamo, direttori generali delle ARPA, nel sistema agenziale, nella terzietà e dell'autonomia dal potere politico di questo sistema, nella capacità di definire e di fornire livelli di prestazione ambientale sufficienti su tutto il territorio nazionale, ma questo normativamente non è dato, è una nostra visione strategica, normativamente la situazione è molto diversa. Le ARPA sono enti strumentali delle regioni. Tanto di cappello, chapeau al presidente Cota, che ovviamente lontano mille miglia da quelle che possono essere da cittadino le mie convinzioni politiche, che ha nominato direttore generale di un'ARPA un ingegnere. Avrebbe potuto nominare il primo dei trombati alle elezioni politiche della Lega Nord e l'avrebbe certamente potuto fare. Questo è il punto. Non abbiamo la garanzia dell'esistenza di un sistema agenziale necessario, perché non si dica che l'ARPA è lo strumento musicale attraverso cui i governatori suonano la musica a loro gradita. Soltanto quando avremo uno strumento normativo che sarà in grado di definire l'esistenza di questo sistema, la terzietà, sistemi di finanziamento e i livelli essenziali di tutela ambientale, noi potremo assicurare davvero i cittadini di essere immuni. Noi abbiamo poi anche un altro potere che, come sapete, in questo periodo in Italia è particolarmente rilevante nella nostra vicenda, che è quello giudiziario, da cui in parte dipendiamo pure. Quindi noi che vogliamo essere autonomi finiamo per essere arlecchini servitori di due padroni, perché oltre le regioni ci sono le procure della Repubblica, che in funzione del fatto che sciaguratamente abbiamo ancora funzioni di polizia giudiziaria, si servono delle ARPA come loro strumento tecnico. Quindi è una situazione molto ibrida che speriamo si risolva. Chi sono? Sono il direttore generale dell'ARPA Puglia, ma come background sono un medico del lavoro e io mi specializzai nel 75 in questa università, dal CTO, e dove ancora la medicina del lavoro dell'Università di Torino. E questa esperienza professionale è stata molto importante nella gestione della vicenda di cui parliamo, perché mi ha purtroppo attribuito una funzione di Cassandra. A partire dal 2007, io ho iniziato a lavorare nell'ARPA lasciando il mio ruolo di professore ordinario di medicina del lavoro dell'Università di Bari nel 2006, quando mi resi conto che effettivamente il problema principale, proprio per rispondere alle domande del professor Gemon, è quello dell'integrazione ambiente e salute, che un referendum drammaticamente separò in istituzioni completamente diverse e che la cui risposta è evidentemente necessaria per definire davvero sufficienti le garanzie tali da poter consentire l'esercizio di un'impresa e la concessione di un'autorizzazione integrata ambientale è capace, come dice la parola inglese, l'acronimo Integrated Prevention Pollution and Control, di assicurare effettivamente la prevenzione dell'inquinamento, nella cui definizione normativamente è inserita la parola salute. Questo è oggettivamente
un problema e la mia formazione di base di medico del lavoro mi ha consentito di identificare nella sequenza di questi che io ho chiamato provocatoriamente i quattro cavalieri dell'Apocalisse, quali sono le debolezze e quali sono viceversa i domini concettuali che occorre inserire e occorre alimentare in questo sistema per evitare che ci siano failure di sistema come quella che si è verificato a Taranto e che potrebbero verificarsi per effetto domino anche in altre realtà italiane se questa, i fattori che determinano il failure di sistema non vengono corretti. Sostanzialmente in questa presentazione evidentemente se esiste un'impresa ad alto impatto ambientale in assenza di controllo, gli impatti sull'ambiente prima e sulla salute poi possono essere devastanti. Ed effettivamente questa è stata la situazione per decenni, sicuramente per tutto il periodo della gestione pubblica dell'Italsider di Taranto, un'attività imprenditoriale con assenza di controlli ambientali e nessuna preoccupazione per i corrispondenti impatti sanitari. Ora l'elemento, diciamo, in qualche modo di amarcord per me, che come medico del lavoro agli inizi degli anni 70 vedevo la diffusione di strategie sindacali, tra l'altro nascevano dalla Camera del Lavoro di Torino all'epoca diretta da Ivar Uddone, con degli slogan ma anche che avevano una componente, diciamo, di tipo essenzialmente propagandistico, ma che o comunque, diciamo, di tipo politico-sindacale, ma avevano anche una velleità, diciamo, di tipo scientifico, cioè gli slogan della salute non si vende, del recupero della soggettività operaia, i principi della validazione consensuale, del gruppo omogeneo, cose totalmente desuete che appartengono all'amarcord di uno della mia generazione. Ma in quei concetti c'era il concetto che il controllo dell'ambiente di lavoro era assolutamente associato alla capacità di controllo negli ambienti di vita. E cioè c'era un modello concettuale che è esattamente il modello concettuale mancante nella realtà di Taranto, anche in considerazione del fatto che l'impatto maggiore è proprio legato alle emissioni fuggitive e diffuse che in primis colpiscono i lavoratori e poi successivamente molto diluite le aree urbane adiacenti alle imprese. E quando io ho frequentato la Johns Hopkins University, prima per il master e poi per il dottorato, scrissi con un docente di quella università un articolo sulla proprio l'esempio del caso italiano, evidenziando i limiti, cioè l'aspetto puramente, spesso puramente ideologico, ma anche qualche elemento positivo di quel tipo di rivendicazione che addirittura aspirava a sovvertire il modello della medicina del lavoro accademica, proponendo una democrazia operaia, un modello scientifico alternativo. E slogan che a distanza di 40 anni rimane niente, ma rimane comunque un'indicazione di un modello concettuale che se fosse stato seguito soprattutto dai sindacati negli ambienti di lavoro avrebbe consentito anche di gestire meglio i problemi degli ambienti di vita attraverso una comprensione precisa. Perché nello schema, tra le poche cose, diciamo, che hanno un riferimento, c'era anche un riferimento alle esigenze conoscitive. Tra le rivendicazioni di quell'epoca c'era il registro dei dati ambientali negli ambienti di lavoro. È una marcord che mi consentite, però è la mancanza di sviluppo di questi principi che ha determinato l'esplosione di situazioni come quella di Taranto. Il registro dei dati biostatistici è ripeto, il recupero della soggettività operaria attraverso il gruppo omogeneo, la validazione consensuale, era il boom dei questionari operai, però anche con un chiaro riferimento alle capacità di controllo del territorio attraverso appunto le conoscenze dell'impatto degli inquinanti nell'ambiente di lavoro e la successiva propagazione dell'inquinamento negli ambienti esterni. Ora, da questo punto di vista, la conoscenza non è di per sé sufficiente per risolvere il problema.
Perché le conoscenze sui rapporti ambiente-salute sono abbastanza consolidate. Io stesso, per esempio, ho fatto molta attività di ricerca di ricerca pubblica all'interno dell'Italsider prima e Ilva dopo, studiando le relazioni ambiente-salute e soprattutto l'interazione igiene-ambiente nell'esposizione di idrocarburi policiclici aromatici nei lavoratori delle cuocherie. Queste erano le cuocherie a fine anni Ottanta, ora la situazione è nettamente migliorata, non si vedeva a distanza proprio, era questo il quadro delle cuocherie, ora con le caricatrici smokeless il quadro è completamente diverso e qui siamo proprio, gli ordini di grandezza sono certamente molto più elevati. A metà degli anni 90 ci fu un convegno in cui le stesse persone, che poi in ruoli diversi, c'è cioè il perito che poi chiamato dalla GIP di Taranto, era uno dei relatori di questo convegno, gli attori più o meno sempre gli stessi, eravamo sempre gli stessi, la situazione era abbastanza nota, ma alla città non interessava assolutamente niente, né alle istituzioni né alla classe dirigente. Quindi è stata una pentola che è stata chiusa per decenni. E quando la situazione comunque si è avviata al miglioramento di questo, devo dare atto anche agli investimenti e ai notevoli miglioramenti tecnologici imposti dalla gestione privata dell'impresa, viceversa, in modo paradossale si è determinato un recupero di sensibilità. Sei molto educato a parlare in piedi, ma... No, volentieri. Se stai seduto ti inquadrano meglio. È un problema di look, volentieri. Non so che sei abituato. Diciamo, queste sono conoscenze molto consolidate per quanto riguarda gli effetti dell'esposizione delle acerie sull'aumento del rischio dei tumori polmonari, che vengono da conoscenze nelle acerie dell'area di Pittsburgh dagli anni 70, vengono molto lontane e ultra consolidate. E ciò non di meno le conoscenze non hanno fatto progredire i dibattiti locali e le conoscenze internazionali e hanno portato alla situazione che si è determinata. Allora, il problema fondamentale, che poi il take home message che vorrei lasciarvi, è che in questa situazione, purtroppo, nel procedimento autorizzativo, che come ha detto il professor Gemon, è quello in cui bisogna garantire le condizioni necessarie e sufficienti per prevenire l'inquinamento, la tematica sanitaria in Italia e nell'Europa continentale è stata tenuta estranea, lontana, e pur essendo viceversa contenuta nelle norme. Questo è importante, perché tutto quello che hanno detto i giornali sul fatto che il caso Taranto sia stato legato a carenze di controllo non è assolutamente vero. Siamo stati noi che con le nostre attività, ARPA Puglia, ha dato inizio all'azione penale con tutti i rapporti che sono stati trasmessi alla magistratura. Ma l'azione nostra, che come organo tecnico volta ad una governance ambientale centrata sull'evidenza tecnico-scientifica, che è stato il leitmotiv di tutta la nostra gestione ambientale, rivendicando il nostro ruolo di organo tecnico, è rimasta in ombra ed è rimasta schiacciata paradossalmente proprio dal fatto, per me ovviamente fonte di dolore dato il mio background professionale, dell'assenza di valutazione del rapporto ambiente-salute. Noi avevamo avuto dei successi di sistema proprio attraverso questo tipo di approccio, tenendo insieme sia l'azienda sia gli ambientalisti con discussioni sui dati tecnici prodotti da noi, con convegni scientifici concordati, quindi in un clima sereno, nella gestione della vicenda delle diossine. Questo è il trend temporale delle concentrazioni di diossine al camino dell'impianto di agglomerazione, un camino alto 200 metri, portate enormi di milioni di metri cubi l'ora, quindi oggettivamente si tratta di flussi imponenti e quindi corrispondentemente emissioni imponenti
Nel nostro primo controllo, che fu fatto quando non avevamo nemmeno il laboratorio, chiamando una multinazionale svizzera a fare il campionamento e facendo fare le analisi in un laboratorio di un consorzio interuniversitario di Venezia, Porto Marghera, i valori, vedete, erano tutti alti, valori comunque nei limiti della norma, perché sciaguratamente ancora oggi la norma, purtroppo per i limiti delle emissioni industriali di diossine, prevede un limite oltre che elevatissimo e stravagante anche come ordine, come unità di misura, perché sono 10 microgrammi normal metro cubo, non per i 17 congeneri tossici trasformati in termini di tossicità equivalenti, come aveva mostrato l'ingegnere Robotto, ma per la sommatoria di tutti i 210 congeneri, quasi tutti non tossici, unità di criterio che nessuno adopera per nessuna matrice ambientale nel mondo e che persiste ancora nella 152, perché mentre per la regione Puglia, grazie alla legge regionale 44/2008, è stato imposto ed è stato poi ottemperato un limite prima di 2,5 nanogrammi normal metro cubo da rispettare, come vedete, entro il luglio 2009, poi a partire dal gennaio 2011 una soglia di 0,4 nanogrammi normal metro cubo, quindi questo è stato possibile perché c'era una norma che in qualche modo, in modo abbastanza anomalo, dato che la competenza in questa materia dal punto di vista normativo è dello Stato e non della Regione, ma risolveva una situazione grave, è stato un successo di sistema, perché l'azienda riteneva che questo tipo di norma avrebbe portato, c'era una mia foto sul giornale di Taranto, quest'uomo manda alla fame 3.000 persone, che non mi faceva tanto, più o meno corrisponde all'assassino, sono un assassino, un serial killer. E invece l'azienda ce l'ha fatta, qui e nemmeno con spese particolarmente elevate, soprattutto per quanto riguarda l'addizione di urea, poca spesa, e ce l'ha fatta anche con l'addizione di carbone attivo di qualità, mantenendo livelli che sono stati confermati anche nella perizia della chimica della GIP, valori molto bassi. Viceversa, noi altrettanto successo non potemmo averlo per quanto riguarda la gestione del benzopirene nel quartiere Tamburi del PM10, che erano le altre due criticità per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico. C'era negli anni un superamento del valore obiettivo di qualità del benzopirene pari a un nanogramma normal metro cubo, e negli anni c'era un sistematico superamento di uno dei due criteri, quello dei 35 superamenti della media giornaliera, oltre 35 giorni in cui la media giornaliera è più di 50 microgrammi metro cubo per il PM10. Queste altre due criticità non riuscimmo a gestirle nella governance ambientale per ragioni che ovviamente non sto qui a dire. Una delle cose che io personalmente proposi in modo volontaristico è che all'azienda, non avendo un particolare riscontro positivo, sulla base dell'esperienza di Hamilton nell'Ontario, in cui si vide che quella media annuale in realtà era condizionata da incrementi elevatissimi nel 10% dei giorni, quando c'erano le condizioni meteo sfavorevoli, laddove nel 90% dei giorni il valore di benzopirene era sostanzialmente 0,20, 0,30, corrispondente ai valori di background urbano. Riducendo del 10% la produzione di cocchi in quel 10% di giorni meteorologicamente sfavorevoli, quando soffia un vento oltre 5 metri al secondo nei quadranti da nord-ovest al nord, e noi avremmo risolto il problema, come abbiamo purtroppo dimostrato in modo postumo nel 2000 ora, quando, valutando appunto nel 2012 dall'applicazione a partire dell'AIA, la nuova AIA dall'ottobre del 2012 fino a fine anno, il livello abbassamento è stato tale da determinare un valore medio annuo inferiore, se uno considera il valore da settembre a dicembre, il valore di 0,33, siamo proprio a livelli di background urbano, valori che probabilmente molte città padane ci invidierebbero. E analogamente per quanto riguarda il PM10, vi ho detto che c'è stata una sequenza di superamenti della soglia dei 35, over 35,
dei 50 microgrammi metro cubo come media giornaliera, e nelle due centraline via Machiavelli e via Archimede del quartiere adiacente all'area industriale. Da settembre fino a febbraio addirittura raggiungiamo i livelli di eccellenza secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che, come riferiscono i periti nella loro perizia, indica che non ci dovrebbe essere nemmeno un giorno con il superamento dei 50 microgrammi metro cubo. A Taranto, nelle due centraline, da settembre del 2012 a fine febbraio 2013, non c'è stato soltanto un superamento a settembre in una e nell'altra, cioè una situazione assolutamente di eccellenza di qualità dell'aria. Un verde che purtroppo non è verde, perché nel frattempo l'altro cavaliere aveva fatto precipitare la governance ambientale, sottraendola agli organi e assumendosene la responsabilità. Perché? Perché la tematica sanitaria è stata in modo scellerato sottratta all'autorizzazione integrata ambientale. E qui vi dico alcune cose a dimostrazione di questo. Perché nel febbraio 2012, quando si sono prodotte un anno fa le evidenze nelle perizie epidemiologiche ottenute dalla GIP, il procuratore chiedeva a tutte le autorità, dice: ho visto, ho questa evidenza così, di una situazione così critica, intervenite. Noi facciamo ulteriori valutazioni, un nuovo rapporto. L'evidenza che sostanzialmente era la base della principale delle due perizie epidemiologiche, e ripeto, io dal 2008 lo andavo dicendo, guardate che se non facciamo noi queste cose, l'avevo detto sia in sede ministeriale ottenendo un NIET dal Ministero dell'Ambiente, sia in sede regionale ottenendo un altrettanto NIET, dicendo: se non le facciamo noi queste cose, le faranno nella sede peggiore, cioè nella sede in cui saremo semplicemente espulsi dalla partita e non avremo più ruolo nel giocarle, saremo anzi accusati di aver causato noi questo contesto. Questa è la tabella principale della perizia epidemiologica, in cui si evidenzia che però ciascun incremento unitario di 10 microgrammi metro cubo, di questo è il PM10 primario convogliato, cioè stimato, il PM10 che viene dai camini dell'ILVA, quindi non c'entrano le altre sorgenti, sono solo le emissioni convogliate dell'ILVA. Ci sono degli incrementi statisticamente significativi di una serie di endpoint, tra cui alcuni tumori, patologie cardiovascolari, eccetera, oltre alcune patologie di interesse pediatrico, che sono uno dei due elementi conoscitivi, insieme alla perizia sugli effetti a breve termine del PM10, alla base poi della determinazione di sequestro degli impianti avvenuta all'interno di un incidente probatorio, cioè il luogo dove la procedura penale prevede che si consolidi la prova, purtroppo non contrastata dalla parte, e con il sequestro degli impianti. In un articolo scritto, in un articolo della mia disciplina, appunto, che io sono un epidemiologo, ho rimarcato l'anomalia italiana del fatto che l'epidemiologia, esclusa dalle sedi autorizzative come l'AIA, in modo assolutamente privo di senso, viene utilizzata viceversa nelle sedi in cui, per ragioni delle sue caratteristiche di valutazione di tipo probabilistico, avrebbe meno senso di essere usata, dato che evidentemente l'onere della prova in ambito penale e deve essere al di là di ogni ragionevole dubbio e difficilmente può essere sostenuta da una evidenza di tipo probabilistico. E questa è ovviamente una problematica. Il sindaco, sulla base della nostra relazione, in risposta alla richiesta del procuratore, emise una cosiddetta ordinanza contingibile urgente in cui obbligava l'azienda, l'ILVA, a una serie di misure urgenti. Naturalmente questo fu oggetto di un ricorso al TAR, e qui ho scritto c'è questa croce a indicare il failure del sistema, perché il TAR giustamente
Dice, ma perché il sindaco ha emesso un'ordinanza quando il sindaco per la legge aveva la possibilità di intervenire come autorità sanitaria nel procedimento dell'autorizzazione integrata ambientale con delle prescrizioni? Perché ha dovuto aspettare una perizia epidemiologica come se questa vicenda fosse uno tsunami, una cosa imprevedibile che si è verificata dal nulla, quando invece l'evidenza dei effetti sanitari era già evidente in alcune relazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e non si trattava quindi di un fulmine a ciel sereno. Quindi il TAR, dal punto di vista giuridico, immagino correttamente, pur non avendo nessuna se non per ragioni ancestrali e competenze di questo tipo, il TAR ovviamente in carenza di quei requisiti ha cancellato quindi la l'ordinanza, determinando quindi evidenziando il system failure. A questo punto sostanzialmente è intervenuta a quel punto la Regione Puglia tardivamente con una legge istitutiva della cosiddetta valutazione del danno sanitario, in modo tale da richiedere per tutte le aziende ad alto impatto nelle aree di Brindisi e Taranto già etichettate come ad elevato rischio ambientale una procedura che integrasse sia il risk assessment sia l'epidemiologia per verificare la sostenibilità delle emissioni industriali. Anche questo oggetto di ricorso al TAR, non dell'ILVA, da parte delle altre aziende, notate bene, sempre sulla base della stessa motivazione. Dice, questa legge perché è stata fatta quando la legge, l'autorizzazione integrata ambientale prevede che il Ministero della Salute o i suoi organi per le AIA nazionali, le ASL per le AIA regionali e provinciali, intervengono e firmano l'autorizzazione integrata ambientale? Che bisogno c'era? E vanno avanti con questo tipo di motivazioni, spiegando perché la 152, riferendo appunto anche la funzione del sindaco che è esplicitamente citata nella normativa per l'AIA. Quindi un system failure, il guasto dov'è? Il guasto è evidenziato in modo drammatico dal fatto che il dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità che ha firmato l'AIA del riesame, che è stata pubblicata il 26 ottobre sulla Gazzetta Ufficiale, l'ha firmata firmando nome e cognome, è l'autore di un capitolo, di un rapporto presentato dal Ministro della Salute Balduzzi nel 22 ottobre, 4 giorni prima a Taranto, suscitando un putiferio, in cui esplicitamente si dice, questo è fondamentale per capire l'origine del problema, l'approccio valutativo proposto in questa nota, il titolo è Considerazione sugli aspetti sanitari dell'inquinamento atmosferico. L'approccio valutativo proposto in questa nota intende colmare una lacuna metodologica della procedura di autorizzazione ambientale integrata di cui al 152/2006, che limita il suo orizzonte prescrittivo alla riduzione delle emissioni finalizzata al miglioramento della qualità ambientale e trascura gli aspetti più specificamente sanitari. Non è vero. Questo è il punto. Questo dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità che ha firmato l'AIA ha dichiarato questo, evidenziando che c'è un problema di policy a livello nazionale e per la verità di tutta l'Europa continentale su questo problema, e addirittura arrivando ad affermazioni totalmente incoerenti con la firma da lui posta al documento all'autorizzazione integrata ambientale, dicendo che, data le caratteristiche di impatto sanitario elevatissimo, questa azienda o riduce la capacità produttiva o deve essere delocalizzata. Cioè cose oggettivamente davvero estreme
compaiono in documenti da parte della stessa persona che firmava la concessione di un'autorizzazione legittima, perché poi l'ingegner 40 dirà: ma noi abbiamo rispettato le norme, sempre rispettato le norme. Ed è vero, ma evidentemente non era necessario, mentre era necessario non è stato sufficiente, come diceva il professor Gemon, e questa è una cosa di cui bisogna farsi carico. Ora, tornando a questo problema, salto su questo. Dov'è l'importanza del risk assessment, la procedura che noi abbiamo fatto, stiamo facendo, a partire dall'ILVA, e che rappresenta in qualche modo la soluzione del problema? Ne parlava il professor Gemon, questi sono tutti i punti. Se qualcuno ha bisogno di chiarimenti mi può scrivere in posta elettronica al mio indirizzo mail dg@arpa.puglia.it. Questo è il modello concettuale del risk assessment. Questa è la stima del rischio per uno che guida l'automobile: c'è l'1% di rischio di morire per esposizione lifetime, se uno guida tutta la vita. Questo è un recente documento canadese che evidenzia per varie sostanze inquinanti chimici il rischio lifetime. Il più alto di tutti è il radon, di cui nessuno se ne strafrega niente in Italia, che ha un rischio di 23.000 per milione, cioè un rischio altissimo, che meriterebbe quindi un approfondimento per possibile gestione di un rischio che si può gestire, che viceversa è totalmente ignorato, un rischio silente, perché tutti si preoccupano dei cellulari, dei campi di antenne per radio basse, ma del radon anche in alcune realtà. Questo è l'esempio della California, in cui il risk assessment è operativo, in cui questa è una contea, in cui si identificano gli impianti, si valuta se il rischio, nella terz'ultima colonna c'è il rischio di cancro, che viene valutato rispetto a una determinata soglia. Queste sono la gestione del rischio per singola azienda nei report periodici. Questa è la situazione, e questo è il documento a cui noi ci siamo ispirati nella nostra attività. Documento importantissimo dell'IPA, che è la valutazione sanitaria del rischio residuo per le cocchierie per quanto riguarda MACT, sta per AIA. Negli Stati Uniti ci sono due tipi di AIA: una standard, in cui si adottano delle BAT medie, una super AIA, in cui si adottano le più performanti tra le BAT. Le prime sono sottoposte successivamente a valutazione del rischio sanitario. È quello che fu fatto nel 2003, questo è il rapporto del 2003. Il collega Ted Palma dell'IPA, del Research Triangle Park, poi ci ha assistito anche nella nostra attività. Questo è il cartogramma con le soprete che intorno alla sorgente, con il rischio cancerogeno della popolazione circostante. In funzione di questo, nel 2005 l'IPA, che a differenza dell'ARPA, che non siede nelle AIA, non firma le AIA nazionali, quindi l'ARPA sta a mero supporto della Regione Puglia nelle commissioni istruttorie delle AIA nazionali, una cosa aberrante. L'IPA viceversa fa le leggi, cioè è l'equivalente del non c'è il Ministero dell'Ambiente degli Stati Uniti, quindi ha una forza incredibile, quindi ha una funzione autorizzativa oltre che di ente di controllo tecnico scientifico. Questa è la nostra valutazione del danno sanitario, fatto esattamente seguendo la stessa metodologia dell'IPA che avete visto. Questa è sulla base dei dati, scenario del 2010, scenario reale, non della massima capacità produttiva che avete visto nella slide precedente del nostro professor Firrao, ma la reale attività produttiva, pari a 7 milioni di tonnellate di acciaio. E in rosso sono le aree con sopra 2 per 10.000 rischio lifetime cancerogeno, in giallo sopra 1 per 10.000. Abbiamo poi valutato la situazione della nuova AIA. Scusami. Prego. Se puoi vedere di nuovo la città di Taranto, in quale è rappresentata? La città di Taranto è in basso. Questa è la zona industriale, in rosso è centrata sulla sorgente. All'incentro di quel rosso l'ILVA. E l'ILVA ha una notevole estensione, copre buona parte di una parte di quel rosso. La città
c'è una parte della città che è inclusa in quel giallo, che è il quartiere Tamburi, che si trova dall'altra parte, vicino alla zona industriale. Il resto della città è in basso, come vedete, e larga parte della città è fuori dal colore giallo, nella successiva è completamente fuori dal colore giallo, dentro ci rimane una piccola parte del quartiere Tamburi. Quanto sia efficace questa procedura nel valutare i miglioramenti dell'AIA del riesame rispetto alla situazione precedente è dimostrato da questa tabella. Prima c'erano ben 22.000 abitanti che avevano un rischio superiore a 1 per 10.000 di sviluppare il cancro per in caso di esposizione lifetime. Nello scenario della nuova AIA, 12.000, con, vedete, in questa classe da 200 a 250, non c'è più nessuno, mentre prima c'erano 5.400 cittadini. Allora, noi proponiamo come DPE una soglia di 1 per 10 alla meno 4. Che cosa vuol dire? Perché è importantissimo il risk assessment? Perché il risk assessment ha questo tipo di significato. È uno strumento decisionale che ipotizza che per 10.000 persone nate nel 2013, in caso di esposizione per tutta la vita, se io riesco a dimostrare che c'è un tumore causato dalle emissioni, io intervengo sulle emissioni abbassando le emissioni stesse. Quanto sia protettivo questa soglia è facilmente comprensibile, sia perché nel frattempo di quei 10.000, 2.500-3.000, dato che la mortalità per tumori corrisponde al 25-30% della mortalità totale, quindi da 2.500-3.000 moriranno comunque per tumori per altre cause. E poi c'è un elemento di tipo più epidemiologico: di queste 10.000 persone seguiti per una media di 80 anni, vita media, quindi 800.000 anni persona, il rischio che noi valutiamo come soglia per poter agire in termini preventivi, 1 su 800.000 anni persona, è tanto basso da non poter essere evidenziato. Nessuno studio epidemiologico potrà avere la potenza sufficiente per dimostrare un rischio così basso. Sono rischi molto più elevati che si riescono a evidenziare negli studi epidemiologici. Quindi falsi negativi non si determinano. La procedura incorpora in tutte le sue fasi, soprattutto nella parte tossicologica, procedure di ottimizzazione di worst scenario, per cui il rischio che viene ne risulta può essere in qualche modo considerato esagerato, ma non minimizzato. Sostanzialmente il risk assessment mette fuori uso, se utilizzato in modo sensato, l'epidemiologia, che è lo strumento che, se utilizzato in modo improprio nella sede peggiore, è in grado di determinare il failure di sistema. C'è un'altra normativa che è associata nella legge Salva Ilva, che fa riferimento alla valutazione del danno sanitario, che complica, rischia di complicare. Noi siamo fiduciosi, abbiamo un incontro il 22 marzo con i colleghi del Ministero della Salute per far, come ovvio, allineare quello che è la valutazione del danno sanitario della legge della Regione Puglia con l'analoga procedura prevista dalla legge nazionale cosiddetta Salva Ilva, cosa niente affatto scontata, perché all'inizio, guardando il testo letterale filologico di questo articolo, non si fa riferimento né agli impianti né al riesame dell'AIA, ma solo alle aree. E cosa che spero si risolva, perché sarebbe assurdo che l'ARPA Puglia e ARPA e ASL debbano fare una valutazione del danno sanitario seguendo il regolamento della legge regionale e un'altra valutazione del danno sanitario seguendo i criteri metodologici previsti nel decreto che sarà pubblicato per effetto, sarebbe ovviamente ridicolo. E laddove, tra l'altro, lo stesso decreto del riesame dell'AIA prevede che la Regione Puglia possa chiedere il riesame dell'AIA sulla base dei risultati della propria situazione. Sarebbe davvero ridicolo, e poi segnerebbe l'assoluto trionfo del quarto cavaliere sugli altri tre. Da notare che in Gran Bretagna questo problema è stato affrontato prima ancora che fosse introdotta la normativa IPPC. Questo è un documento del 2000 per i medici,
sul come si tratta l'impatto sanitario delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e poi sorprendentemente è venuto fuori un documento che smentisce un recente documento della Confindustria in cui si afferma che a livello comunitario non ci sono linee guida per affrontare questa tematica. È venuto fuori un documento sostanzialmente semiclandestino del 2005 della rete INPEL, che è il network delle autorità ambientali dell'Unione Europea, le cui sessioni sono presiedute da un membro della Commissione Europea, quindi un'assise istituzionale ancorché non formale, non producono direttive, ma producono una guida di buona pratica per valutare la salute umana nelle AIA. Sono 25 pagine che l'Europa continentale ha voluto ignorare, e ignorandole ha reso possibile la determinazione di situazioni così incresciose come quella di Taranto. Soltanto viceversa, realizzando le procedure di risk assessment e anche le valutazioni di contesto epidemiologico previste in questa linea guida, noi riusciremo a dare una risposta. Io non conoscevo questa linea guida quando abbiamo contribuito al testo della legge regionale, perché altrimenti sarebbe stato semplice, bastava recepirla. Era tutto scritto lì, le cose che il professor Gemone ha indicato stanno esattamente indicate in questa linea guida, che è molto simile a quella dell'IPA. L'Europa continentale ha voluto ignorare questo, in Italia ignorarlo è stato devastante, perché ha significato tutto quello di cui voi avete avuto un impatto totalmente distorto per un'altra storia, che è la storia dei rapporti tra i media, gli organi tecnici e la governance ambientale, che è un'altra storia non del tutto edificante. Grazie.